Se state cercando un falegname, o un imbianchino, o un pasticcere, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere un nuovo veicolo, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Ducato, fino a 15.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra taglio da 7 miliardi per l'ok dell'Europa. BTP e spread scommettono su Conte. Intesa San Paolo sceglie la blockchain. Private Banking Julius Baer vende Kairos. Consulenti, parte la guerra alle pressioni commerciali. Fidero MSP, mirino puntato sul centro nord. Una rinuncia a circa 7 miliardi di deficit. È questo il peso della correzione alla manovra che il premier italiano Giuseppe Conte ha illustrato a Jean-Claude Juncker, vero oggetto del contendere nella lunga e delicata trattativa tra Roma e Bruxelles. A conti fatti si passa da un iniziale deficit per il 2019 previsto a quota 2,4% all'attuale 2,04%. Il dialogo in corso tra il governo italiano e la Commissione europea sullo stato di salute della congiuntura e dei conti pubblici sta procedendo in maniera costruttiva, ma resta ancora da fare, ha commentato al Senato francese il commissario UE per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici. Il deficit scende al 2,04% dopo settimane di trattative con la Commissione europea. Spread BTP Bund e borsa italiana hanno qualcosa da festeggiare sulla manovra di bilancio. Nel corso dell'incontro a Bruxelles con il numero uno della Commissione Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte ha presentato una proposta che prevede il calo del rapporto deficit-PIL 2019 dal 2,4% al 2,04%. I mercati nel frattempo agiscono bene, lo spread tra BTP e Bund ha chiuso ieri a 274 punti, con il rendimento del decennale che è arrivato al 3,008%, segno di un'evidente ventata di ottimismo da parte degli operatori. Anche in Italia le banche iniziano a muovere i primi passi verso l'utilizzo della blockchain. Tra queste Intesa San Paolo, che dopo aver sperimentato lo scorso ottobre la prima applicazione blockchain firewall insieme ad altri 13 istituti bancari di tutto il mondo, sembrerebbe pronta a testare nuovi metodi per rendere più efficienti e trasparenti le operazioni interbancarie. Savino D'Amico, a capo della sezione Fintech Management di Intesa San Paolo, ha dichiarato gli intenti della nuova strategia. Nel dettaglio, tra la fine dell'anno prossimo e l'inizio del 2020, saranno sviluppati diversi progetti basati su blockchain privacy, che saranno operativi a livello nazionale. Negli ultimi anni sono stati numerosi gli studi portati avanti dalla D. Carlo Messina, al punto che la stessa Commissione europea ha invitato il gruppo piemontese a lanciare un'iniziativa sul tema. La prossima sfida è rendere utilizzabile la blockchain su scala industriale, una manovra che, come conferma D'Amico, richiederà un lavoro di lungo periodo. Risico nel mondo del private banking. Dopo appena 2 anni dall'acquisizione del controllo ufficiale, a meno di 12 mesi dalla salita al 100% di Kairos SGR, Julius Baer ha deciso di vendere tutto e di dire addio alla società fondata nel 1999 dall'attuale presidente amministratore delegato Paolo Basilico. Il percorso intrapreso da Julius Baer entra in una più complessiva rivisitazione della presenza in ambito europeo e internazionale della banca, che oggi capitalizza 8,5 miliardi di franchi. Ad oggi Kairos ha una valutazione complessiva di almeno 480 milioni di euro, con un valore che può crescere in virtù dei numeri di bilancio in costante crescita. E un boccone così può far gola, si sostiene in ambienti finanziari, anche ai fondi di private equity. Forse è tempo di finirla con gli incentivi sulla vendita dei prodotti. Il nostro obiettivo è slegare i sistemi economici incentivanti delle banche e dei gruppi dalla vendita dei prodotti finanziari e dal raggiungimento degli obiettivi commerciali individuali di filiale e di gruppo. Parole del segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni, al termine di una riunione in ABI con i rappresentanti delle banche e di tutte le organizzazioni sindacali. La questione degli incentivi torna a essere un hot topic del settore. Non a caso è stato deciso che a gennaio si insidierà la Commissione Nazionale dove acquisire informazioni circa i sistemi di incentivazione presenti nelle banche ed avviare poi tutte quelle attività necessarie per la realizzazione dell'indagine di clima settoriale. Nuova infornata di professionisti per le reti del gruppo Intesa San Paolo. Nel periodo che va dal 1 gennaio 2018 al 30 novembre dello stesso anno sono stati inseriti 193 nuovi private banker con prevalenza nell'area centro-nord, eccezion fatta per Sardegna e Lazio. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideram e San Paolo Invest al 30 novembre risultava pari a 5.030 unità. Per il dettaglio di tutti i nuovi ingressi di rilievo visitate il sito blurating.com.
Il consiglio del giorno, anche quest'oggi offerto da finanzaoperativa.com, è Saipem, buy per Banca Akros con target price di 6,40 euro dopo apertura in mattinata 3,72. Valutazioni in scia a supporto del governo italiano all'ipotesi di un gasdotto che aiuterebbe l'Italia, che da Israele potrebbe arrivare fino al nostro meridione. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un porto First State, mentre ultima posizione per Economatic Investor. Qui da Blue Rating News è tutto, che il buon investimento sia con tutti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International. Se state cercando un barbiere, o uno chef, o un fotografo, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Fiat 500X, il bonus di 4.500 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it.